Ciao a tutti e benvenuti su Toku Robot, canale dedicato all'animazione robotica fantascientifica giapponese e alle serie televisive di stampo tokusatsu, Super Sentai e Kaiju. Nel 1978 viene presentato al Toei Manga Festival il film di Giacca vs. Goranger, il primo film che avrebbe riunito le due serie di Super Sentai create da Shotaro Shinomori. Toei era già reduce di molti altri film precedenti che tendevano a dei crossover di varie serie, come appunto quelli dedicati ai super robot, come ad esempio Mazinger Z vs. Devilman, Great Mazinger vs. Getrobo, Great Mazinger vs. Getrobo G, Great Mazinger vs. Grandizer e il film dei Great Mazinger, Getrobo G e Grandizer vs. Dragosaurus. Questo però sarebbe stato il primo film di supereroi giapponesi ad avere la tipologia di titolo con la scritta punto versus tra le due serie. Come già abbiamo visto nel video del Daitetsujin 17, l'idea iniziale sarebbe stata quella di far incontrare i Giacca con il Daitetsujin come partner. Ma l'idea fu scartata e il team di produzione decise che un film con un team-up di due serie precedenti dello stesso filone avrebbe avuto più senso. Il film di Giacca vs. Goranger nacque inoltre come epica conclusione delle due serie create da Ishinomori. La storia è molto semplice ma efficace per il suo tempo. L'organizzazione Crime ritorna in Giappone con i suoi quattro leader per collaborare con l'esercito dell'Iron Claw. Il gruppo dei Giacca incontra così Peggy, il quarto membro dei Goranger che si trasforma in Momo Ranger, che li mette a conoscenza dei piani dell'organizzazione Crime e dell'Iron Claw, di utilizzare dei potenti UFO con cui sganciare delle bombe all'idrogeno su tutto il pianeta per conquistarlo. I Goranger e i Giacca decidono così di unirsi contro i loro rispettivi antagonisti e affrontano, la loro base segreta. Come degna conclusione di queste due serie nate dalla mente di Shotaro Shinomori, il film riesce a costruire una struttura narrativa semplice ma molto efficace che ispirerà notevolmente le produzioni successive fino ai giorni nostri. Una curiosità davvero interessante del film è che vengono rappresentati i vari luoghi del mondo dove in quell'epoca, secondo il film, altri supereroi creati da Shinomori combattevano contro la malvagità e le forze criminali locali. Appaiono infatti Kamen Rider V3, Kamen Rider Amazon, Kikaider e appunto i Goranger. Tutte opere create in quegli anni da Ishinomori, naturalmente. Insomma, un'ottima conclusione per apprezzare al meglio le prime due serie Sentai, nonché una grande celebrazione di quello che saranno i film Tokusatsu che sarebbero usciti da lì in poi. Come sempre io vi ringrazio per aver seguito questo mini video, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo ad un prossimo video qui su Toku Robot. Ciao ciao!